L'incidenza non molla alla Regione Abruzzo, i tanti contagi nemmeno, non si vede questa discesa anche in estate. Questo è dovuto anche alla forza di volontà, alla volontà degli abruzzesi di ricorrere ai tamponi. Sì, è vero, nella nostra regione c'è questa attenzione a fare i tamponi, questo è senz'altro un dato positivo, però è anche vero che mette in evidenza una percentuale alta di quelli che sono i positivi. In Abruzzo dobbiamo dire che oggi è occupato il 5% dei posti letto in terapia intensiva e il 19% in area medica. Questo è un dato leggermente inferiore alla media. Però è vero che è uno dei tassi più alti d'Italia, però come ho già detto anche in altre situazioni, questo è dovuto a due fattori. Il basso numero di abitanti, e quindi una percentuale che incide e che porta proprio questo livello maggiore rispetto al numero della popolazione, e come abbiamo detto anche l'alto numero dei test eseguiti. Ogni giorno è anche da sottolineare che le reinfezioni rappresentano più del 20% dei casi positivi. La reinfezione avviene subito o avviene poi in un tempo più lungo? Non ci sono dei dati precisi, ma sono, diciamo, situazioni che variano poi a seconda della fragilità, a seconda del problema che ogni soggetto ha, ma non ci sono limiti e date precise. Sono già aperti degli hub per la quarta dose, a settembre sicuramente ci sarà l'avvio di una nuova campagna vaccinale. Nel mese di settembre partirà, come ci è stato fino ad oggi detto, però verbalmente da parte dei ministeri, una nuova campagna vaccinale per un ulteriore vaccino. Si parla anche di non far fare più la quarantena preventiva a quelli che sono gli asintomatici. Questo che cosa significherebbe? Questo significherebbe che si esce sempre più fuori da questo discorso del denominare questo virus pandemia, diventa sempre più endemico, e questa è un'ipotesi che ha sottolineato il Vice Ministro, quindi non ancora riceviamo documentazioni per queste conferme, però senz'altro c'è questa volontà di ridurre sempre di più il numero dei giorni dell'isolamento, in modo particolare quando si parla di asintomatici.